benvenuto al programma di oggi. Il contenuto di questa breve meditazione non è tutta farina del mio sacco, ma è ispirata dal Vijnana Bhairava, che è un testo risalente a oltre 1000 anni fa, contenente 112 esercizi per aprirci alla nostra pura consapevolezza. Di questo testo ci saranno probabilmente oltre 50 edizioni, fra traduzioni e commentari di vari maestri o esperti. Alcuni di questi libri prendono la polvere sul mio comodino da letto e mi tengono compagnia, ma che probabilmente non avrò mai modo di leggere. Qualche anno fa ho avuto l'occasione di seguire una settimana di insegnamenti presso una maestra americana di nome Sally Kempton, che ha registrato i suoi insegnamenti riguardanti il Vijnana Bhairava su 6 CD che si trovano presso Amazon sotto il nome di Doorways to the Infinite. È un percorso audio della durata di oltre 7 ore, fatto molto bene. Ogni mattina devo camminare con ritmo veloce per 25 minuti sul mio nastro per fitness. Questo è il momento ideale per ascoltare questo corso sul Vijnana Bhairava. Suppongo che lo avrò già ascoltato almeno 6 volte. Continuerò ad ascoltarlo perché è una gran bella esperienza. Durante la breve meditazione di ieri abbiamo guardato un attimo la situazione di chi vive e sperimenta la coscienza dell'unità. Noi procediamo a partire dal nostro attuale stato di consapevolezza con serenità, onestà e serio impegno. Il nostro personale percorso richiede l'accettazione della nostra vita attuale, richiede gioia e umorismo e la nostra apertura a ricevere la grazia che è al di là della nostra volontà. Quello che possiamo fare oggi è di cercare di comprendere la visione di un essere realizzato, il punto di vista di divina prospettiva. Questo punto di vista può indurre e favorire in noi una maggiore comprensione e crescita. Provare di percepire il mondo dal punto di vista di un essere illuminato, realizzato. Così assorbiamo impressioni di cosa vuol dire una prospettiva illuminata. Sono delle contemplazioni che hanno un loro potere di trasformazione. In questo Vijnana Bhairava ho trovato un esercizio adatto a questa nostra breve meditazione. È un esercizio che possiamo fare ad occhi aperti. Possiamo prendere il punto di vista che ogni cosa che possiamo vedere in questo universo è una manifestazione della divina presenza, della più alta divina realtà. Vediamo ad occhi aperti il mondo come divino, vediamo ogni atomo come una divina manifestazione. Ovunque la nostra mente ponga la sua attenzione, non possiamo percepire altro che divina presenza, sia all'interno che all'esterno. Questa percezione crea in noi un sentimento di grande stupore e commozione. Ovunque la nostra mente vada, sia all'interno che all'esterno, non percepisce altro che la divina presenza. Dio è onnipervadente. Dove può andare la nostra mente dove Lui non è? Quello che vediamo all'esterno, quello che percepiamo all'interno è sempre Lui. La visione delle differenti cose materiali,
la percezione dei diversi stati d'animo. Possiamo percepire e considerare tutto come una manifestazione di Dio. Ovunque guardiamo, percepiamo una manifestazione divina, la divina presenza ogni pervadente. I grandi santi e mistici illuminati ci raccontano proprio questo, che la consapevolezza è ogni pervadente, che è al di là di tempo, spazio e massa, di natura trascendente e divina. Per terminare, ancora delle parole e poesie di grandi mistici, che in parte ho già citato altre volte, ma che nella breve meditazione di oggi stanno proprio bene. Swami Muktananda dice: «Onora il tuo sé, adora il tuo sé, medita sul tuo sé. Dio dimora in te come te stesso». Jalaluddin Rumi dice: «Nel mio cuore, sia fuori che dentro, sono tutto lui. Nel mio corpo, sia l'anima che le vene e il sangue, sono tutto lui. Come possono fede e miscredenza trovare posto in questo luogo? Senza come è la mia esistenza, perché tutto è lui». Lai la illallah, lai la illallah, è uno dei più importanti vasifa o mantra islamico, che recita: nulla è, solo Dio è. Io non sono nulla, io sono in Dio. Santa Caterina di Genova dice: «Il mio io è Dio, e non conosco altro io se non questo mio Dio». Shankaracharya dice: «Il tesoro che ho trovato non può essere descritto a parole. La mente non riesce ad afferrarlo. Il mio spirito cadde come una grandine nell'immensa distesa della coscienza. Quando ne ho toccato una goccia, mi sono sciolto e sono diventato tutt'uno con l'assoluto. E anche ora, mentre ritorno alla coscienza umana, non vedo nulla, non sento nulla che non sia divino. So che nulla è diverso da me». Hazrat Inayat Khan dice: «La tua musica incita il mio cuore a danzare. Nel sussurro del vento sento suonare il tuo flauto. Le onde del mare conservano il ritmo dei tuoi passi danzanti. Attraverso tutta la natura sento la tua musica suonare, o mio amato. Danzando, la mia anima canta la sua gioia». Quello che io ti auguro di tutto cuore è che tu possa assaporare sempre più i doni che ti diventano accessibili grazie alla tua commozione. Ti auguro che tu possa riconoscere la bellezza, la grandezza e la forza della tua natura interiore. Ti auguro che tu possa mettere in accordo il tuo sentire, pensare ed agire con la tua bontà fondamentale. Ti auguro che tu possa avere una totale fiducia nella tua bontà fondamentale. Ti auguro molto amore e che tu possa imparare ad inebriarti del tuo stesso essere. Ti auguro che tu possa scoprire e sperimentare tutto il potenziale di amore e di gioia che sono in te.
La gioia interiore è un tuo punto di riferimento sano, stabile e sicuro. Ti auguro che tu possa sempre più collegarti con la tua gioia interiore. Ti auguro che tu possa inebriarti del tuo stesso essere. Ti auguro che tu possa essere felice senza alcuna ragione. Ora meditiamo insieme. Chiudi gli occhi. Controlla la tua posizione. Mantieni una posizione eretta ma rilassata. Poni ora l'attenzione sul respiro, come l'aria entra e come l'aria esce, come l'aria entra e come l'aria esce. Mantenendo la tua attenzione ancorata al respiro, collegati anche al più lieve profumo di gioia interiore. Usa proprio questo tuo respiro per collegarti. Durante la meditazione, mantieni la tua attenzione vasta e aperta e rimani in uno stato di silenziosa vigilanza alla presenza di Dio. Ti auguro una buona meditazione.